Eccoci qua in qualcosa di un po' più rilassante, un po' più dolce, un po' più tipico di me. No, in realtà non è un tipico di me, perché non ho mai giocato altri giochi se non tipo, se ricordo, To the Moon? Forse sì. Quindi, ciao popolo YouTube, io sono Indy e benvenuti qui in questo nuovo fantastico video. Oggi sono qui su Madfather, un piccolo giochino RPG e quindi sembra di essere ritornati nel 2000 e 15? 1014? Forse 1014. Mi hanno consigliato, ma quindi potresti provare a portare questo giochino qua, no? Potrei anche farlo. Cioè, ho vari giochi da poter portare. Madfather, Eve, The Witch House. Giochini RPG che sono molto interessanti. E ho deciso di portarmi Madfather perché non l'ho mai provato in vita mia. Ma sono curioso, sono molto curioso di vedere cosa succede. L'unico gioco RPG, come ho detto, che ho portato è stato To the Moon. E spero di poter portare anche i seguiti, cioè Finding Paradise e oddio, non mi ricordo più qual era, che era il terzo, che era molto carino. E un giorno lo porterò. Quindi, bando alle ciance, ciancio le bande, iniziamo con Madfather. Vediamo un pochettino che cosa capiterà in questo giochino. Ah, non ci vuole il mouse in questo gioco. Scenario, illustrazione di Shin. Nord della Germania, residenza di Lewis. Ah, siamo in Germania. Nai, 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 nai. Padre. Oh, è una ragazzina. Papapino. Padre, sei qua dentro. Padre. Aia, quante volte ti ho detto di non scendere qua sotto? Scusa, padre, ma sono troppo spaventata per dormire da sola. Aia. Non preoccuparti, non sei mai sola. La tua defunta madre è sempre al tuo fianco. Veglia sempre su di te, Aya. Ok, adesso per favore vai a letto. Va bene, padre. Brava bambina. Padre, domani. Lo so, l'anniversario della sua morte. Visiteremo la sua tomba assieme. Ok, adesso vai a letto per favore. Presto riposerò anch'io. Ok. Tum tum. Però papà! Fermo. Fermo. O no? No! Aiutatemi! Oh mio Dio, che cazzo succede? Conosco il segreto di mio padre. Mio padre è uno scienziato, non un macellaio, ma vabbè. Adora le ricerche e si chiude sempre nel laboratorio in seminterrato. Mi ho sempre sentito sulle cose del laboratorio. Urla umani e di animali. Anche in giovane età sapevo che stavo essendo mio padre, quindi facevo finta di non guardare, di non sapere o sentire niente. Facevo finta di niente per tutto il tempo, per l'amore verso mio padre. Non è solo il segreto che non è solo il segreto che conosco. Quando io e mamma non c'eravamo, lui era suo assistente. Buon esemplare. Mi darebbero dei materiali rimanenti. Quello può aspettare. Vieni, Maria. Dottore? Dottore? Sa della nostra relazione? Cosa importa? Non penso mi abbia in simpatia, ecco il problema. La ragazza compirà 11 anni presto, è un'età complicata, questo è certo. Sii gentile con lei, per favore. Abbine sempre cura. È la mia più preziosa.
mia più preziosa cosa. È mezzanotte! Oggi è il giorno in cui mamma è nata in paradiso. Mamma? Non riesco mai a dormire quando penso a lei. E quindi decidi di andare a farti un bel giro. L'ho sconosciuto dagli occhi rossi. Mi è caduto qualcosa. Andiamo a vedere che cos'è. Cos'è questo? Hai ottenuto una gemma! Le gemme sono nascoste in svariati posti. Per alcuni devi completare eventi speciali. Puoi vedere il contatore di gemme nel menu. Trovale tutte e... Shark. Tuo saggio preferito. Una cara bambola. Una bambola da mio padre. È vecchia e malandata. Ah, ok. Ti ho portato un regalo, Aya. Sì, è una bambola. Grazie tante, padre. Che bella bambola. È quasi come se fosse vera. Oh no! Oh no! Oh no! I'm scared. I'm too scared for now. Andiamo a vedere un ritratto di mamma. Mamma. Oh. Begli occhi azzurri, bei capelli, un bel vestito. Non sto guardando nient'altro, ragazzi, non sto guardando nient'altro. Io amo papà, però. Lei mi fa paura. Lei mi guarda sempre con quegli occhi. La odio. Ma so che piace a papà. Se lei e mio padre si sposeranno, immagino che lei sarebbe la mia nuova mamma. Non voglio che sia la mia mamma. Non ho bisogno di una nuova mamma. C'è solo la mamma nel mondo per me. Mamma, perché sei dovuto andare? Non lo so perché sei dovuto andare. Oh, un coniglio! Palla di neve, coniglio domestico! Ah, oh no. What? La stanza è sigillata all'improvviso. Ho un po' paura, dovrei tornare a letto. E però se io facessi così? Scatola piena di ricordi. Ok, andiamo a letto, va bene, andiamo a letto. Fammi andare a letto! Buonanotte! Buonanotte! Non puoi iniziare così! Canti così bene, Aya! Padre, guarda sia questa parte! Dammi un momento, metto questo qua. Cosa sta mettendo via? Sì, è finita. Oh, una corona di fiori. Mi sta bene? Sì, ti sta molto bene. Yay! Guarda come salta. Ti ringrazio, padre. Padre, mi dispiace non poter sempre giocare con te. Padre, ma tu giochi sempre con me. Va tutto bene. Sono felice di averti potuto... Po ah. Sono felice di aver potuto giocare con te oggi, padre. E arriva mamma Missis, capelli lunghi. Oh cielo, voglio dire che stavate giocando? No. Guarda, papà mi ha fatto una corona di fiori. È meravigliosa, ti sta molto bene, Aya. Quindi, avete giocato tutto il giorno? Già. Dovremmo farlo ancora, padre. Sì, dovremmo. La prossima volta tua madre deve venirsi. Beh, non vedo l'ora. Appunto. Mamma, ah ok, è morto di malattia, perfetto. Mi spiace, solo un'altra crisi. Non sforzarti, so che non ti senti molto bene. Vieni, prendi le medicine da Maria. Ti dovrebbe aiutare a migliorare. No, posso prenderle da sola. Mamma, stai male? Stai bene, vero? Scusami se ti preoccupo, sto perfettamente bene. Non essere ansiosa, per favore. Ah, il tuo sorriso mi rafforza meglio di ogni altra cosa. Se non posso vederti sorridere, mi preoccuperò soltanto. Mamma! Oh, madre! Ok. Guarda come bella sorriso. Ora rientriamo a cenare. Ho fatto gli hamburger stasera. I tuoi preferiti, Aya. Evviva! Adoro gli hamburger di mamma. Giusto, padre? Ovviamente i suoi hamburger sono i migliori del mondo. E andiamo a mangiare hamburger? In Germania? Meglio in Würstel, no? Eravamo così felici una volta. C'era anche Maria, ma noi tre eravamo comunque una famiglia felice. Ma poi mamma se n'è andata per la malattia. E la felicità che avevamo una volta, beh, se n'è andata anche quella. Sì,
Sì, ma ragazza mia, prendi quella sveglia e buttala da una finestra se ogni volta ti devi svegliare con il tic. Ho i brividi. Quell'urlo. Padre! Andiamo a vedere cosa succede a papi. Deve essere qualcosa. Andiamo a controllare papà. Ma sì, dai, andiamo a controllare papà. Coniglietto, vieni con me. Palla di neve, va a dormire. Un brutto presentimento. Ma dai. Cos'è questo suono? Gesù! Oh no! What the fuck? Chi sei da questa parte? Chi resta con me? Ho detto da questa parte. Ah! E minchia, hai capito tutti i colori a sta ragazza qui. Si trova due zombie, un tizio senza occhi, e poi si trova fuori Dio di JoJo Adventure. Ci sono molti libri interessanti in questa stanza. Ti piacciono i libri, mia cara? Chi sei tu? Oh, non essere aggressiva, sono solo un venditore. Mi dispiace, non accettiamo quelli della folletto a casa nostra. Grazie. Venditore? Oh, perfetto. Chiamami Ogre, spero di poterti conoscere meglio, signorina. Non è una bella cosa da dire. Ma è abbastanza problematico sapere che cadaveri ne vanno in giro per la casa. Tutto normale. Cadaveri qui, mostri là fuori! Sono mostri di un'altra storia. Perché mostri come quelli? Beh, è una maledizione. Una maledizione. Quelli che hai visto erano i cadaveri delle cave degli esperimenti di tuo padre. Pieni di risentimento, i deceduti sono stati portati indietro da una maledizione. Per rivendicarsi con tuo padre, ovviamente. Sì, ma io che cazzo c'entro? Fammi dormire. Cosa? Quindi mio padre è in pericolo. Devo salvarlo. E perché mai? Perché mio padre? Per soddisfare i suoi desideri ha ucciso molte persone come parte dei suoi esperimenti e la sua retribuzione l'avrei realizzato ormai, la vera natura di tuo padre. E vuoi comunque salvarlo? Touché. Touché. Oh cielo, forse non può ancora capire la loro sofferenza. Oh cielo. Devo salvare papà! Oh, un corvo! Non è corvo. Ah! È il nostro salvataggio! Allora andiamo da questa parte. Andiamo a cercare papà. Corvo! Di nuovo. È chiusa a chiave. Andiamo da questa parte. C'è qualcosa laggiù? C'è quello. È qualcosa che non voglio più vedere, grazie a Dio. Ok, perfetto, non posso andare giù. Archivi, chiuso a chiave. Stanza qui, chiusa a chiave. Nani? Ok, danza le bambole. I don't like it. I don't like it. I definitely not like it. Però qualcosa mi dice che in questa stanza delle bambole succede qualcosa. Così dettagliata sembra che a malapena bambola. Secondo me non è una bambola. Una bambola. Ok, andiamo da questa parte. Ta 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 ta.
Camera da letto. Ah! Ok, non entro più in quella stanza. Questa parte c'è qualcosa? Attico. Non mi piace sto rumore. Da questa parte non c'è nulla. Se ne torniamo da questa parte. Corvo, dammi un altro salvataggio. Andiamo da questa parte per cercare qualcosa di interessante. Usa chiave. Oh! Ah! Noto questo. What is this? Ho un altro corvo. Io salvo ovunque. Credo di aver sentito qualcuno. Tu non... Oh, un quadro. Dipinto di una bellissima donna. Ma ti sto premendo? Fuck you! Ok, non è questo allora. Toilet! Oh, ok, ciao ragazzi! Posso tornare qui? Risalva! Toc toc! Sì? Abbiamo il giardino. Gemma! Vieni ad ardere, vieni ad ardere. Ok, qui prima o poi c'è qualcosa. Corvo? Dammi un altro salvataggio. Andiamo giù. Allora, secondo me c'è qualcosa che devo fare. Signore. Ah sì, oh! Allora, ragazzina mia, perché stai in una casa del genere quando puoi prendere e fare Eningerundaio fuori dai coglioni? Cioè, tu hai appena visto dei cadaveri muoversi, un ragazzino che ti salta addosso, dei corvi che ti salvano la vita, letteralmente, bambole che si muovono, ragazzini che ti dicono fuori, senti, hai voglia di venirmi ad abbracciare con un occhio solo, e letteralmente un mostro uscito dal film La Cosa, e tu sai ancora chiederti... robe? Ah sì, è un meditore della folletta, ma quello almeno quello è normale più o meno, anche se assomiglia molto più a Dio, però in formato pelato, cioè un agente 47 Dio. È parte della maledizione? Certo che sì, ragazzina mia, è parte della maledizione. È la maledizione! Andiamo alla sala da pranzo, abbiamo la sala da pranzo. Allora... questo rumore non mi piace per nulla, ma la mia curiosità mi porta ad... Gesù! Cioè, ma... cane! Devo stare lontana! Dio, sto rumore quanto fastidioso! Quel tipo strano se n'è andato, coniglietto. Vogliamo dire qualcosa? Porta con te palla di neve. Palla, vieni! Anche palla di neve, mio papà. E anche palla di neve morirà male. Palla, dove sei?
Dove eri finito? Eri così preoccupato quando sei scomparso. Non potevo bendare quella ferita mentre correvi. Aspetta, la tua ferita è guarita. Wow, che coniglio problematico. Padre! Aia, cerca di non perdere di vista Palla di Neve, ok? Il coniglio ha fatto un casino in cucina. Scusa? Palla di Neve deve aver cercato di nuovo di assaggiare i piatti di Maria e... Hai trovato Palla di Neve ed è ancora ridicolo con la ferita? Meno male che c'è mio padre, Palla di Neve. Ti ringrazio, padre. Già. Oh no, so cosa devo fare. Ho un'idea. Questa idea non piacerà a Palla di Neve. Allora, Palla di Neve, ho un'idea fantastica. E l'idea fantastica da fare oggi è... Ehi, lupo? Allora, ho dell'olio. Oh! Yup. Ah no, forse ho capito cosa devo fare. Mi ho trovato un po' di roba. Cosa devo fare? Allora. Ok, ho la chiave degli archivi. Finalmente ho qualcosa di interessante. Gli archivi. Beccato il primo colpo! Oh yeah! Salva! C'è una ragazza che è il misterio del potere di controllare il fuoco e va in viaggio per trovare la famiglia da cui è stata separata. Proclamando brucerò chiunque di mi fermi, fece esattamente quello che tutti i suoi nemici. Ma credo che alla fine i suoi poteri diventino incontrollabili e distrusse il mondo. Tutto normale da raccontare alla ragazzina. Alla fine non incontrò mai la sua famiglia e era tutta sola. Una povera ragazza tutta sola. Se perdo mio padre, anch'io sarò sola. Non voglio. Sì, ma non leggere i libri di persone che vanno a... Devo andare a salvare mio padre. Ok. La nota scritta a mano. Gli umani sono bellissimi, ma quella bellezza sparisce in fretta. È la legge di questo mondo, ma l'ho invalidata. Dopo anni di ricerca ho trovato la bellezza eterna. Un corpo che non sparisce nemmeno nella morte. Un corpo fresco quando vivo. Hanno la bellezza eterna a portata di mano. Ah, perfetto. Ho trovato l'immortalità. Libri sparpagliati... Dati sperimentazione sui viventi. Eh? Oh Gesù. C'è qualcosa incastrato qua. Memo di un codice. Oh! Mamma. Fa male, aiutami. No, figliolo. Oh mio Dio. Padre. Voglio andare a casa, voglio vedere la mamma. Non preoccuparti, ti porterò da lei quando sarà tutto finito. No, voglio andare dalla mamma adesso, no. Oh no. Non agitarti, andrà tutto bene. Vogliamo solo provare questa medicina. Potrebbe farti un po' male, ma non molto. Presto sentirai molto sollievo. No, mamma. Basta. No, basta. Oh mio Dio. Ah, ma aspetta, ma se ritrovo... Ok, so cosa devo fare. Allora, dove missi su urlatrice? Urlatrice? Missis, aiuto, fa male tutto. È chiuso a chiave. Ok. È normale, non mi fa vedere il codice, qual è? Palla il primo atrio, barile il primo atrio est, candelabri all'ingresso, bambole rosse nella stanza delle bambole, dipinti la sala ricevimenti. Quindi,
Ok, andiamo a vedere. Allora. Salve, addio. Quindi, barile al primo piano, atrio est. Allora, barili primo piano atrio est, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, 7. 4. Sette, quattro, sette, quattro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette, quattro, sei. Prima serviamo 746, 746, 746, 746, 746, 746. Allora, 74. Let's try this. 7, 4, 4, 7, 6, 2. Allora, aspetta. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, è 8-2, sorry, ho sbagliato io allora. 7, 4, 8, 2. Contiene oggetti di mamma. Ha lo stesso profumo della mamma. C'è una lanterna qui, potrebbe essere utile, penso che la prenderò. Prendi presto la lanterna, certo che sì. Questo cos'è? È il profumo di mamma. No! Ragazza, non ti mettere a fare tipo, oh, i ricordi. Sta ancora lavorando. Amo, Maria, dottore. Padre? Aia. Ecco dove eri. Tuo padre non ti dice sempre di non andare qua giù. Ma mamma! Ma madre! Lo sapevo, mi sta tradendo con lei. Non posso crederci, una ragazza presa dalla strada. Non lo perdonerò. E così parte la maledizione. Oh yeah! Sempre per amore, sempre per amore. Questa stupida cosa! Mica l'ha gittata alla velocità della luce. Mamma era gentile di solito, ma sembrava così diversa allora. È molto vendicativa. Questo profumo l'ho rimesso nella sua cassettiera dopo, se n'è presa cura. In fondo mamma l'ha ricevuto da papà al loro anniversario.
Che sono sicuro che l'ha amato fino alla fine. Forse. Lo prenderò come portafortuna. Va bene, mamma? Hai ottenuto profumo di mamma. Possiamo andarsene fuori dalle palle. Oh, salva. Ora abbiamo l'olio per poter andare di sotto. Poi andiamo di sotto. Andiamo di sotto. Cane, non mi fare più scherzi, ok? Magazzino. Chiusa a chiave. Barili. Chiusi a chiave. Spè. C'è qualcosa qui. Ah. Palla di neve. Palla, vai. Vai, palla. Ah, wow. Oh no, la luce si è spenta. Oh my god! È come l'uomo fiammante, brucerò chiunque mi fermi. Sì, posso bruciarlo, ma come? Con questo. Serve qualcosa qua. Se io ti posso spostare, mi servirebbe qualcosa di interessante. Coltello. Allora, ho un coltello, cosa potrei utilizzarlo? Vediamo. E si brucia la gente. Ok, perfetto. Finiamo con questa puntata dopo aver bruciato uno strano mostro, caso strano. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se volete che continui in Madfather, lo continuerò tranquillamente per voi e con voi. Quindi, dai, è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zampata sopra mi piace. E noi vediamo di ritrovarci alla prossima e fantastica puntata. Au!